Buon salve people, bentornati sul mio canale, io sono sempre il vostro The Walker di fiducia. Eccoci oggi al nuovo video dove parliamo di Redfall. Alcuni creator e testati hanno avuto modo di provarlo in anticipo, sono stati invitati a varie sessioni di gioco e ognuno ha dato un po' il suo parere. Io ho letto testate internazionali di ogni forma, tipologia, caratura eccetera eccetera, e quindi volevo farvi un comodo riassunto per avere ulteriori dettagli, visto che io purtroppo non ho potuto provarlo. Comunque spero appunto che il video vi serva. Come sempre, prima di passare al cuore del video, iscrizione, like, campanellina, baci e abbracci floreali. Detto questo, non indugiamo oltre. Let's go! Benissimo, andiamo a vedere che cosa ne pensano i fortunelli che l'hanno provato. Alcuni l'hanno definito un Far Cry scritto da Stephen King, citando appunto la nota direzione nuova del titolo, che vuole avvicinarsi più a un'esperienza come quella del famoso titolo di Ubisoft. Altri l'hanno definito come un potenziale contendente per il Game of the Year, quindi un calibro pesante, estremamente pesante. Moltissimi si sono trovati abbondantemente soddisfatti dalla loro esperienza di gioco, che appunto era un'esperienza single player di 90 minuti circa. In molti hanno evidenziato comunque che ci sia il DNA di Arkane al suo interno, benché l'approccio sia leggermente diverso rispetto alle ultime loro fatiche, quindi Deathloop e Prey. Quindi questi ultimi due titoli non devono essere per forza al termine di paragone rispetto a questo nuovo capitolo, che mantiene appunto l'essenza di Arkane ma che cerca di dargli un altro taglio, se vogliamo più accessibile, ecco. Harvey Smith comunque ci ha tenuto a precisare che la componente stealth sia vitale all'interno del gioco, sia una delle modalità di approccio utilizzabile, non sia solo una componente secondaria, ecco, rimarcando che ci siano tutte le tessere di Arkane al loro posto anche all'interno di questo titolo. Come sappiamo, per quanto riguarda la storia, tutto si incentra sulla Aveum Therapeutics, una corporazione farmaceutica che all'interno dell'isola di Redfall ha avviato tutta una serie di esperimenti che ha generato questi vampiri, che quindi hanno cercato di prendere controllo, diciamo, dell'isola, e che avrà poi tutta una serie di sviluppi all'interno della lore. Praticamente tutti hanno elogiato il design degli ambienti, sia open world sia per quanto riguarda gli interni, con tanti indizi da scovare che poi daranno tutta una sorta di retroscena, quest secondarie, attività alternative. Quindi c'è grandissima attenzione alla cura dei particolari e dei dettagli, e all'interno della storia potremo anche sperimentare diverse timeline, sì, perché i vampiri hanno creato dei nidi, appunto delle zone permeate dalla loro magia, insomma dai loro poteri, e quindi ci saranno anche degli sconvolgimenti da un punto di vista della lore e della trama, il che rende il tutto molto più frizzantino, meno bang bang spara spara, ma ci sia anche qualcosa di psicologico, di onirico dietro, cosa che apprezzo particolarmente. In termini di gameplay, oltre a tutti gli avamposti da sbloccare in stile Far Cry, come avevamo detto anche nei video precedenti, avremo tantissime side quest da affrontare, eventi particolari che si riconducono appunto anche all'esplorazione, quindi le due cose sono strettamente legate. Avremo i nidi dei vampiri, appunto i Vampire Nest, ma la caratteristica primaria sarà l'esperienza di gioco nel suo complesso. Infatti, da un punto di vista del gameplay, ogni classe avrà il suo approccio, quindi potremo affrontare la storia in maniera differente, se vogliamo, a seconda della classe che sceglieremo, e un ulteriore livello di stratificazione, di profondità, se sceglieremo di giocarlo in cooperativa, perché appunto potranno esserci delle sinergie fra le varie classi, anche se va detto, se scegliessimo di giocarlo in single player, come avevamo detto già nella volta precedente, non inserirà il gioco automaticamente dei bot per accompagnarci all'interno della nostra avventura, ma potremo giocarlo da lupi solitari, quindi sceglieremo il nostro personaggio e potremo giocare tutta la nostra avventura senza troppi problemi. Per quanto riguarda invece la polemica dell'always online, ovvero del requisito di essere sempre connessi alla rete per poter giocare a Redfall anche in modalità single player, gli sviluppatori hanno precisato che stiano cercando di rimuovere questo requisito, segno di come il malcontento della community abbia portato all'analisi proprio dei devs questo tipo di problematica, e che si impegneranno, faranno tutto il possibile per cercare di rimuovere questo requisito, segno che forse per il lancio non sarà possibile, ecco, da come è stata messa all'interno di alcune interviste su IGN. Per quanto riguarda l'approccio cooperativo, invece multigiocatore, ci sarà completo crossplay
Play per quanto riguarda PC e Xbox, quindi potremo gruppare anche con giocatori PC nel caso in cui lo stessimo giocando da console. E un'ulteriore curiosità riguarda la progressione in modalità multigiocatore. Se giocheremo appunto con un altro player, non salveremo i progressi della storia in modo da non rovinare la nostra personale esperienza di gioco, ma conserveremo il loot, l'esperienza, eccetera eccetera. Anche in termini di livellamento sono stati chiari: non ci sarà un autoscaling del gioco, quindi se noi saremo un giocatore di livello 10 e entrerà nella nostra partita un giocatore di livello 2, i nemici che ci troveremo ad affrontare saranno secondo il livello dell'host della partita, cioè del livello 10 nel caso in cui invitassimo noi qualcun altro, e il giocatore di livello 2 sarà in estremo pericolo perché non avrà le armi o gli equipaggiamenti sufficienti per poter affrontare in maniera efficace le sfide di Redfall. Tuttavia, l'esperienza che guadagnerà il giocatore di livello inferiore sarà molto maggiore rispetto a quello del giocatore che ospita la partita, segno di come ci sia stata anche attenzione per invogliare i giocatori a cooperare insieme, dove un giocatore di livello massimo può portare a spasso un giocatore di basso livello per aiutarlo a livellare, semplicemente dargli una bustatina, ecco. Affronteremo sia gli umani, quindi i cultisti che ambiscono ad essere dei vampiri, essere trasformati, ma appunto anche i vampiri con tutta la loro gerarchia interna. I vampiri non potranno essere uccisi dalle pallottole convenzionali e quindi dovremo utilizzare diversi stratagemmi, diversi equipaggiamenti, fra i raggi ultravioletti, l'elettricità, il fuoco e i classici paletti di legno tipici appunto del folklore vampiresco. Ed ora le ultime informazioni che tutti vorrete sapere: com'è lo shooting? Allora, Arcane sappiamo benissimo non essere il livello massimo di esperienza di realizzazione in termini di shooting, ma invece a quanto pare tutte le testate abbiano evidenziato come lo shooting sia sostanzialmente il migliore mai realizzato da Arcane, segno di come questa volta possa essere quella buona per valutare nell'interezza, diciamo, il suo prodotto. I titoli di Arcane sono sempre stati elogiati magari per la loro scrittura, per la loro innovazione, per il design degli interni, delle questline, della narrativa, e stavolta ecco, anche lo shooting avrà il suo spazio, non sia stato trascurato, e direi finalmente. Ultima buona notizia riguarda le microtransazioni. Avevamo già detto che non ci sarebbero stati delle microtransazioni, da quello che sapevamo ci hanno tenuto a rimarcare che no, non ci saranno microtransazioni di nessun tipo, quindi nonostante possa avere questo aspetto, se vogliamo, più game as a service che va molto di moda ultimamente, non ci sarà nessuna feature che richiederà un ulteriore sborso di denaro, anche se comunque noi tutti dell'ecosistema di Xbox ce lo beccheremo a gratis sul Game Pass. Quindi non ci resta altro che aspettare il 2 maggio per giocare insieme a Redfall. Sì, perché ho messo a disposizione tutti gli strumenti possibili per fare gruppo all'interno della community di Xbox, cerchiamo di farla diventare la più grande in Italia. Cortesemente ho riaperto il canale Discord anche ai non abbonati, dove ci sarà la possibilità di avere stanze vocali, stanze testuali, grazie alle quali fare gruppo. Ho aperto il club ufficiale di Runewalker su Xbox, grazie alle quali inserire le vostre richieste di aiuto, le vostre richieste di gruppo, quindi lo potrete fare direttamente da console nel caso in cui non usiate Discord, e c'è anche il forum su Telegram, grazie alla quale conoscere altri giocatori e mettersi in contatto appunto con la mia community. Trovate tutto qua sotto, mi raccomando, non mancate, facciamo un bel gruppone così da poter godere appieno dell'ultimo lavoro di Arcane. Ditemi qui sotto nei commenti se questo video vi ha alzato l'hype oppure avete più perplessità di prima. Ci vediamo qui sotto nel box, e detto questo non mi resta altro che augurare buon divertimento, gamers, e alla prossima!